tre modi per acquistare casa, più un bonus. Più un bonus è la formula che ci mettono sempre nei video. Comunque, tre modi più un bonus per acquistare casa se hai pochi soldi o se non ne hai quasi niente. Fondo di garanzia, leasing immobiliare, rent to buy e poi il bonus, che ti dico dopo. Fondo di garanzia per la prima casa. Beh, se non hai a fronte del finanziamento, non hai un qualcosa da poter bilanciare con la banca, difficilmente ti daranno un mutuo. E quindi il fondo di garanzia serve per i mutui al di sotto di 250.000 euro, ad esempio. Però il fondo copre fino a 125.000 euro, quindi di quello che poi vai a chiedere, in sostanza. Secondo modo, tra i vari che ci sono per acquistare un immobile, se hai pochi soldi o ne hai quasi a zero o non hai garanzie, in sostanza, leasing immobiliare residenziale. Chi non ha un anticipo per pagare il costruttore che deve costruire la casa, come fa? O che non riesce ad accedere al finanziamento, il leasing è un'ottima soluzione, perché è una sorta di affitto dove poi hai la possibilità di poter riscattare l'immobile. Non so se avete mai preso una macchina in leasing, però funziona quasi alla stessa maniera, ecco, diciamo che è molto simile. L'interessato chiede alla banca di acquistare l'immobile e di farlo costruire secondo i tuoi piani. Però che cosa succede? Succede che non sei proprietario fino a quando non la riscatti. I proprietari sono sempre loro, però è un'ottima possibilità. Può essere quasi paragonato al leasing, ma non è proprio così, perché ci sono sempre dei dettagli da dover tener conto. Però devo dire che è anche un ottimo modo, perché con questa seconda opzione si evitano quei cali o quei rialzi del mercato immobiliare. Quindi tu sei certo che ti sei stabilito un prezzo dall'inizio con chi ha preso a cuore questa tua volontà, alla fine riscatti quello che hai stabilito, in sostanza. Qui ci sono detrazioni per chi è al di sotto dei 35 anni, ci sono altre agevolazioni per chi è al di sopra dei 35 anni. Non voglio entrare nel merito, però questa è una possibilità. Ti voglio parlare delle possibilità, poi questo è per me. Però c'è in ballo qualche migliaio di euro che tu puoi andare a risparmiare, e comunque puoi permetterti questa cosa anche se non hai i capitali o le garanzie soprattutto. Opzione numero 3, rent to buy. Molto simile al leasing immobiliare. Paghi un affitto e alla fine riscatti il tutto. Qui però c'è una durata minima di contratto di affitto, che sono i 7 anni, e non puoi saldare, quindi non puoi fare il riscatto dopo i 10 anni, lo devi fare entro i 10 anni, quindi diciamo che sono 3 anni a disposizione. Hai un piccolo lasso di tempo, in sostanza, per diventare proprietario. Perché la difficoltà oggi di acquistare un immobile e qual è la sua importanza? Beh, l'importanza è quella di raggiungere la libertà finanziaria, quello che tanti vorrebbero raggiungere, pochi riescono a raggiungere poi alla fine nella vita. Beh, questo è molto semplice, perché tenete presente che in passato era, per quanto fosse difficile, più facile acquistare un immobile, perché non c'erano tutti questi vizi che oggi abbiamo, la pay TV, le tante spese correlate che poi risucchiano quello che è il tuo conto in banca senza che te ne accorgi. C'è il wifi, ci sono 2, 3, 4, 5 computer in casa, diventa difficilissimo. E quindi tu hai tutte quelle risorse correlate, laterali, che pian piano vanno via ogni mese e ti impediscono di mettere da parte o di accantonare una certa cifra che ti può servire come leva per acquistare anche un piccolo immobile. Beh, l'opzione che ti volevo dare prima è sicuramente le aste. Sarò di parte, però qualsiasi cosa tu voglia, nelle aste giudiziarie risparmi un sacco di soldi, e secondo me è la soluzione migliore. Certo, l'unica pecca in questo caso è che devi avere comunque il capitale, o se non hai il capitale devi avere una garanzia. Quindi io adesso ti ho fornito tre opzioni se non hai garanzie, più un bonus. Ma sappi che se hai le garanzie ti consiglio di utilizzare il bonus, perché alle aste risparmi un sacco di soldi. L'importante è che hai una garanzia, puoi chiedere anche un piccolo mutuo. Se non hai la garanzia ma hai soldi e non arrivi ad acquistare l'immobile che vuoi, devi affidarti a uno di questi tre bonus, che sono, secondo il mio punto di vista, i migliori che tu possa utilizzare
per avere una proprietà immobiliare quasi, se non completamente, con zero capitale iniziale. Poi mi farebbe piacere avere la vostra, quindi condividetemi la vostra opinione, perché aggiungiamo qualche altro bonus a questo video.